A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Giorno che apriamo con la cronaca. Ne avevamo parlato nella giornata di ieri, dunque la notizia di questa mattina è che si è costituito l'autore del raid, anzi dei raid avvenuti nella mattinata proprio all'alba di martedì a Torre del Lago. Vediamo i particolari in questo servizio. È durata poche ore la fuga del rapinatore che, nella mattinata di martedì, aveva compiuto due tentate rapine e una rapina a Torre del Lago. Sentendosi forse con il fiato sul collo da parte delle forze dell'ordine, nel pomeriggio si è presentato negli uffici del commissariato di Viareggio per costituirsi. Si tratta di BM, 23enne residente proprio nella frazione di Torre del Lago. La mattinata del giovane era iniziata intorno alle 5:30, quando aveva tentato di entrare nel bar Nessun Dorma di Viale Marconi, mentre i dipendenti stavano preparando le colazioni, ma il colpo era fallito. Il giovane si era dunque recato al distributore Eni di Via Vittime del 29 giugno, dove è stato portato con un SUV scuro, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza. Qua aveva afferrato la cassa del bar, ma nella fuga era stato bloccato da un dipendente che era riuscito a fargli perdere la refurtiva e a farlo fuggire. Dopo meno di un'ora, erano circa le 7:30, si era recato all'Emporio Tabacchi sulla via Aurelia e con lo stesso modus operandi aveva arraffato il cassetto dei contanti e si era dato alla fuga, scomparendo nella pineta al di là della ferrovia. Ma erano troppe le testimonianze e le tracce che aveva lasciato durante le 3 ore, tanto da indurlo nel pomeriggio a costituirsi accompagnato dal proprio avvocato. Un episodio isolato, ma che sommato a quelli degli scorsi giorni, con diversi furti avvenuti proprio a Torre del Lago, ha fatto riemergere la questione della sicurezza della frazione. Secondo me sarebbe opportuno che comunque la frazione venisse controllata maggiormente, soprattutto in questi orari qua. Ci sono sempre movimenti particolari, quindi un appello nel controllo della frazione. Il fatto che non si riesce a monitorare la situazione, che non si riesce a gestire queste. Più c'è crisi, più aumentano i delinquenti, più abbassano i controlli, va tutto alla rovescia, quindi è un casino. Cambiamo argomento, vaccini Johnson & Johnson, da oggi le prenotazioni per gli over 65. Al via in Toscana le prenotazioni per i vaccini per le persone fra i 65 e i 69 anni. L'apertura del portale online regionale è fissata alle ore 9 di mercoledì, riservata ai nati dal 1952 al 1956. Agli over 65 sono al momento destinate 9.600 dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson. Le agende, fa sapere la regione, rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione per gli over 70, i nati da 41 al 51, per i quali il portale è stato aperto lo scorso venerdì 30 aprile, lo rimarrà per tutto il mese di maggio e fino al 7 giugno, con la possibilità di programmare la propria vaccinazione a lungo periodo negli hub indicati dagli stessi interessati. Domani partiamo anche con la prenotazione dei 65-69 anni, a poco seguirà tutta la categoria di 10 anni, dai 60 ai 69. Finora noi ci siamo concentrati sulle categorie dei più anziani e più fragili, ora però anche noi cercheremo di dare risposta attraverso i Johnson & Johnson, gli AstraZeneca, a quella categoria dei 60-69. La Toscana è sostanzialmente la prima, insieme al Veneto, sono pochi decimali, con più del 96% di vaccinazioni negli over 80. Intanto prosegue la discesa dei contagi ad una settimana dall'ingresso in zona gialla. Dopo molti mesi in Toscana, infatti, il numero giornaliero è tornato sui 500 nuovi casi e un tasso di positivi in continua discesa. In calo anche i ricoveri negli ospedali, 40 in meno in un giorno, di cui 12 terapie intensive, un trend ormai consolidato. È evidente che non dobbiamo abbassare la guardia, perché ancora noi ci rendiamo conto che, pur diminuiti, sono tante le persone che sono negli ospedali, tante le persone che ancora vivono la dimensione del contagio, e quindi dobbiamo essere molto vigili, perché è vero che si sta ergendo il muro delle vaccinazioni, ma è anche vero che attraverso i distanziamenti e le misure che ognuno di noi può applicare autodisciplinandosi, si evita quello che è ancora un virus presente nella realtà italiana e toscana. E sulle vaccinazioni per fasce d'età andiamo proprio sulla pagina Facebook del governatore Eugenio Giani, dove peraltro
Oggi stranamente ancora non sono usciti i dati che di solito vi forniamo in questa edizione del TG Giorno, troviamo però questa notizia, apertura vaccini da oggi, mercoledì 5 maggio, da questa mattina alle 9, 65 si intende l'età, 69 anni, ovvero i nati dal 56, dal 1952 al 1956, dalla prossima settimana toccherà a quelli nati dal 1957 al 1961, ovvero in fascia d'età dai 60 ai 64 anni. Torniamo in studio sempre sull'argomento dei vaccini, dei tamponi, screening gratuito per studenti e famiglie in Piazzale Verdi a Lucca. Ha preso il via in Piazzale Verdi la campagna di screening gratuito per contrastare la diffusione del coronavirus. Due gazebo di fronte alla Cavallerizza, dove studenti, personale scolastico e i loro familiari per tutta la settimana potranno sottoporsi in maniera gratuita al tampone antigenico rapido. È risultato dell'alleanza stretta tra farmacie del centro di Lucca per offrire un servizio rapido, anche alla luce del fatto che dall'inizio della terza ondata sono state diverse le positività riscontrate con l'effettuazione dei tamponi nelle farmacie. Per fortuna qui al Tendone la gran parte sono stati negativi. Diciamo che all'inizio della terza ondata invece in farmacia qui al Tendone abbiamo riscontrato diverse positività e mandato a casa diverse persone. Una partenza a rilento per ora, che ha visto l'affluenza di pochi giovani. Per questo i farmacisti lanciano un appello alla cittadinanza sull'importanza di intensificare l'adesione alla campagna di screening. Finora sui test effettuati sono state riscontrate poche positività. Le adesioni sono state tante, la dottoressa Pulina ci ha parlato di 130 famiglie che hanno aderito più il personale scolastico. Diciamo che inizialmente la mattina c'è qualche difficoltà in più perché le mamme giustamente appena portano i bambini a scuola molto spesso devono scappare via, però speriamo, approfitto ancora di questa telecamera per ricordare che gli appuntamenti sono fino al 7 maggio, dalle 8 alle 10 tutte le mattine e dalle 16 alle 18 tutti i pomeriggi. Restiamo nel capoluogo a Lucca però per parlare di palestre a cielo aperto in 5 baluardi delle mura. Le mura di Lucca diventeranno palestre a cielo aperto per tutta la primavera e la prossima estate. L'amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente 5 baluardi: San Salvatore, Della Libertà, San Regolo, San Paolino e San Donato. Le realtà sportive locali potranno utilizzare questi spazi fino alla fine di ottobre per l'attività dei propri iscritti. Un'ora alla settimana sarà dedicata a tutti i cittadini. Lucca si muove, sport is back, lo sport ritorna. È questo il titolo dell'iniziativa lanciata dall'amministrazione comunale che prevede, come detto, l'utilizzo di luoghi pubblici, ampi spazi da poter utilizzare in sicurezza e seguendo le regole necessarie a contenere i contagi. Per poter utilizzare i baluardi delle mura sarà necessario rispondere all'avviso di manifestazione di interesse che verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del comune. Si rivolge un po' a tutti i soggetti che operano nel settore sportivo dopo un lungo periodo di sofferenza e di difficoltà. Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, palestre private che anche hanno molto sofferto, purché a condizione che vi sia almeno un'ora alla settimana di attività gratuita a favore della cittadinanza. L'iniziativa non si limita all'utilizzo delle mura. Le realtà sportive del territorio potranno a loro volta proporre all'amministrazione comunale altri luoghi pubblici da utilizzare allo stesso fine. Le richieste saranno valutate dall'ufficio sport. Ci spostiamo nella Valle del Serchio, torna alla luce l'antico cimitero di Gallicano. Il cosiddetto editto di Saint-Cloud, emanato da Napoleone il 12 giugno 1804, raccolse organicamente tutte le norme sui cimiteri e sancì a tutti gli effetti la nascita dei cimiteri moderni, regolando una volta per tutte la pratica delle sepolture. Anche Gallicano si allineò a quelle disposizioni, creando un camposanto recintato e sicuro dal punto di vista igienico che fu realizzato a due passi dal Duomo e che è stato utilizzato dalla comunità fino al 1928. Poi, anche a seguito della creazione del nuovo cimitero, quel camposanto è stato dismesso e abbandonato e, invaso via via da una fitta vegetazione che ne nascondeva completamente la presenza, è stato alla fine dimenticato. Non da tutti, però. 10 anni fa due cittadini, Sauro Simonini con la sua signora, hanno iniziato un'impresa che all'epoca sembrava impossibile, ma oggi ha dato risultati straordinari.
Io e mia moglie siamo abbastanza curiosi, volevamo vedere cosa si nascondeva dentro questo bosco, perché questo qui era praticamente un bosco completamente abbandonato e dimenticato soprattutto dai gallicanesi, perché questo cimitero raccoglie le spoglie di oltre 5.000 persone, è stato in uso per circa 120 anni, per cui tutta la storia di Gallicano, la storia abbastanza recente, è qui. E con tanta fatica, con tanto impegno, un impegno che dura da oltre 10 anni, un impegno quasi giornaliero, continuiamo e continueremo a mantenerlo, perché sia utile per tutti, soprattutto per le generazioni future. Oggi le vecchie tombe di questo camposanto sono tornate ad essere visibili e così pure è stata recuperata l'antica cappellina. Insomma, quest'area è stata davvero valorizzata e ora il vecchio cimitero arricchirà un percorso storico e naturalistico che permetterà di conoscere meglio la storia di Gallicano anche attraverso le lapidi e la storia di questo camposanto. Bene, è tutto per quanto riguarda